Eccomi a voi. Oggi realizzeremo la rosa in carta crespa. Questa. Materiale occorrente, carta crespa verde da 60 grammi per i sepali e le foglie, carta crespa rossa da 180 grammi per realizzare i petali. Forbice, forbice dentata per le foglie, un ferretto, buttaperca e uno stuzzicadenti che lo utilizzerò, come vedrete, per modellare i petali. Bene, cominciamo. Ritagliate una striscia di carta crespa rossa alta circa 4 cm. Poi la piegheremo a fisa armonica. Dovremo ottenere 4 petali piccolini interni. Così. Tagliamo così. Così. E poi in questo modo. Questi sono i petali interni, mentre per realizzare i petali, quelli più grandi, prendete una striscia di carta rossa alta circa 5 cm e mezzo, piegatela anche questa a fisarmonica, naturalmente qui si possono realizzare 7-8 petali, poi dipende dalla volontà, dalla grandezza della rosa che volete realizzare. Tagliamo anche questi. Il modello, come vedete, è sempre lo stesso, ma che cambia è la dimensione. E ora vi mostro la differenza. Bene. Ora, il petalo piccolo, bisogna bombarlo nella parte centrale, quindi con i pollici, fate in questo modo, così resterà curvo nella parte centrale, non in alto, e realizzatene così 4. Poi, per quanto riguarda il petalo più grande, invece qui dobbiamo bombare la parte superiore. Tirate un pochino, in questo modo, e vedete che è bombato. Poi con lo stuzzicadente facciamo il ricciolino. Prima a sinistra, poi a destra, infine al centro. E il primo petalo è fatto. Io ora me li sono già preparati. Realizzatene quante ne volete. Poi prendiamo i piccolini, i 4, inseriamoli uno dentro l'altro, in questo modo. 3. E 4. Blocchiamoli fino alla base. Prendete il ferretto, inseritelo, circa un centimetro, poi col nastro adesivo trasparente blocchiamo il tutto alla base. Ora con lo stuzzicadente realizziamo dei riccioli anche su questi petali piccoli. Apriteli così, non tirate troppo da non romperli, poi fate un ricciolo a sinistra, una a destra e una a sinistra. Una a destra e una a sinistra.
In questo modo avremo il fiore centrale. Poi prendete i petali grandi e cominciamo a rotolarli uno alla volta intorno ai boccioli più piccoli. Uno, due, stringete bene e blocchiamo. Col nastro adesivo. Facciamo un secondo giro di petali, cerchiamo di alternarli sempre, uno, in modo che non si sovrappongono tanto nella stessa direzione. Uno, due. Adesivo e blocchiamo nuovamente tutti i petali sul bastoncino, sul ferretto. Col dito aiutiamo a riprendere la puntatura. Vedete? Poi prendete la buta perca e avvolgiamolo intorno alla base della rosa e per tutto il rametto. Ora invece prepariamo i sepali. Prendete una striscetta di carta verde, alta circa 4 centimetri, piegatela in due così fate prima di tagliare e facciamo dei triangolini. Uno, così. Per questa grandezza di rosa vanno bene 6 pezzi, 6 punte. E ora lo arrotoliamo, lo avvolgiamo intorno alla rosa in questo modo e nuovamente con la buta perca lo fissiamo. Per renderlo un po' più carino, io direi di arricciare i sepali così è più carino la rosa, più carino il fiore. Così, vedete? Così è più carina. Poi, a questo punto, manca la foglia. Prendiamo anche qui un pezzo di carta crespa verde, alta circa 7-8 cm e larga circa 6-7 cm, comunque poi vi regolate voi come preferite. Piegatela in due con la forbice, quella dentata, e ritagliamo la foglia qua di qua. Così. E così.
E abbiamo le due foglie. La ritocco un attimino. Ecco fatto. E ora fissiamola sul bastoncino, così, prima una. Blocchiamo sempre il tutto con la punta aperta. Poi la seconda foglia, un po' più in basso dell'altra. Muoviamo un pochino con le dita la foglia. Ritocchiamo ancora un po' i petali. E la rosellina è pronta. Io ne ho fatto anche una gialla, quindi potete divertirvi a realizzarne di tanti colori. Buon lavoro, al prossimo fiore. Ciao a tutti.